Michelangelo a Genova, o forse ancora meglio Michelangelo e Genova, perché è un po' questo il vero cuore della grande mostra voluta da Serena Bertolucci a Palazzo Ducale e qui nel capoluogo Ligure e con un comitato scientifico di straordinaria qualità. Cristina Cidini, Alessandro Cecchi, Elena Capretti hanno curato una mostra importantissima per qualità e quantità di opere che ci racconta anche la relazione con un territorio, quello Ligure, in cui Michelangelo probabilmente non venne mai nella sua vita, ma che di fatto condizionò la sua carriera con le committenze di grandi personaggi come i papi della Rovere. Ma c'è un'opera in particolare tra quelle che sono venute a Genova per questa esposizione che ha un rapporto con questa città molto più che simbolico ed è il monumentale Cristo Portacroce, il cosiddetto Cristo Giustiniani, che viene da Bassano Romano. Pensate che fino al 2001 tutti ritenevano questa scultura una seppur buona semplice imitazione barocca del grande Cristo di Santa Maria sopra Minerva a Roma e non certo un marmo lavorato direttamente da Michelangelo Buonarroti. E invece la ricerca d'archivio e il restauro della scultura confermano anche oggi che questo Cristo era proprio quello che il grande scultore aveva realizzato per Metello Vari e che era stato lasciato in parte incompiuto nel 1516 perché sul suo volto era spuntata una barba, una venatura nera che può presentarsi anche nel marmo più puro senza che dall'esterno ci si possa avvedere di nulla. Ma che cosa c'entra con Genova allora? Beh, quest'opera che venne sostituita con una nuova scultura e che ancora oggi, come dicevamo, si trova nella chiesa romana vicina al Pantheon, finì nel 1607 sul mercato. E chi poteva comprarla se non uno dei più grandi conoscitori, collezionisti e committenti della Roma proto-barocca, legato a doppio filo anche al genio di Caravaggio? Se non l'avete ancora capito, stiamo parlando del marchese Vincenzo Giustiniani, un illustre genovese residente a Roma e forse uno dei più grandi collezionisti della Roma del suo tempo. E pensate che il suo palazzo, la sua dimora di famiglia, si trova proprio qui vicino a Palazzo Ducale, nella via che porta ancora oggi il nome dei Giustiniani, e dove si trova anche il suo ritratto, scolpito nel marmo da Daniele Solaro, alla fine del XVII secolo. Fu proprio il marchese Vincenzo a volere che questa scultura andasse a denotare il mausoleo di famiglia nel feudo di proprietà dei Giustiniani a Bassano Romano. La scultura di cui tutti non ricordavano più la paternità davvero illustre, ritenendola appunto una semplice copia, viene ricordata negli inventari della collezione di Vincenzo ed è per questo che Silvia Danesi Squarzina e Irene Baldriga ne curano studio documentario e restauro nel 2001. In quell'anno infatti si celebrava la grande mostra sulla collezione del grande genovese romano d'adozione e sulla sua mirabolante raccolta di opere d'arte. Ed è precisamente questo a cui servono le mostre, a scoprire tracce, riannodare fili, mettere anche in discussione le certezze che noi oggi abbiamo. E la mostra Michelangelo Divino Artista a Palazzo Ducale ha questo importantissimo compito: rimettere a confronto, favorire il dialogo tra le opere di un genio e il suo mondo culturale, con cui la Liguria, quella di quel tempo, ebbe molto a che fare.